Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati. Il capitolo odierno lo dedichiamo a due problematiche molto frequenti, purtroppo, e a volte trascurate, sino a che non si arriva alle situazioni estreme. Poi magari può essere anche tardi, comunque ci sono sempre dei sistemi per porre rimedio. Parliamo da un lato di parodontite, dall'altro di osteoporosi. C'è legame tra le due? Adesso vedremo di capirlo e di scoprirlo insieme, quali sono anche le cause, le cure possibili, la prevenzione. Soprattutto fondamentale. Allora, qui con noi in studio, ben ritornata dottoressa Fabiola Miccoli, Grazie. igienista dentale cliniche EDN di Padova, e quindi sono le cliniche EDN che ci supportano in questo, specializzate nel modo particolare nella parodontite, ma non solo, tutti i problemi legati al mondo dei denti, e il dottor Stefano Bevacqua, odontoiatra, Buongiorno. cliniche EDN Padova. Grazie anche a lei. Allora, giusto per precisare, parentesi, cliniche EDN sono presenti un po' ovunque, nel territorio Veneto ne abbiamo fatto riferimento anche col numero telefonico alla sede Patavina, però diciamo che sono cliniche strutturate a livello nazionale, no? Esatto, sì, abbiamo diverse cliniche in Italia ma anche all'estero, quindi abbiamo un'altra sede in Inghilterra, un'altra in Danimarca, quindi il fondatore delle cliniche ha iniziato con la sede di Firenze per poi espandersi in tutta Italia, perché appunto è un problema purtroppo molto diffuso, circa il 60% della popolazione è affetta da questo problema e non viene molto spesso diagnosticato. Parliamo Parliamo di parodontite. della parodontite. La parodontite innanzitutto Che cos'è? cos'è esatto? Che tanti dicono la parodontite, ho sentito parlare, non so che cosa sia, Sì. come si manifesti e quindi che tipo di sintomi anche presenti. La parodontite è un'infezione polimicrobica, quindi azionata da diverse tipologie batteriche che hanno un'aggressività anche tra loro molto diversa e che infettano la zona tra dente e gengiva. Quindi il dente è circondato dall'osso. Che è unito al dente tramite dei legamenti che si chiamano legamenti parodontali e sono circondati appunto dalla gengiva. Quando c'è un'infezione polimicrobica e molto spesso è data dalla permanenza di placca e di tartaro attorno appunto a questi siti, si ha una risposta da parte del nostro organismo immunitaria. Quindi questa risposta infiammatoria porta ad un aumento del volume dei vasi sanguigni che quindi si manifesta inizialmente con il sanguinamento gengivale, quindi molto spesso quando ad esempio ci si spazzola i denti e si vede questo sanguinamento gengivale, in realtà è un campanello d'allarme e vuol dire che il nostro organismo sta rispondendo alla presenza di un'infezione. Ecco, interrompo un attimo, tante Sì. persone magari manifestano sanguinamento gengivale, ma anche nei bambini al cambio dello spazzolino, in situazioni in particolare, oppure quando uno spazzola con particolare Aggressività. aggressività, energia, così magari in certe situazioni, quello è sempre campanello d'allarme oppure no? Allora, quando abbiamo uno spazzolamento traumatico, ci si rende conto di aver lesionato la gengiva. Invece, quando si spazzola, normalmente, vediamo costantemente anche ogni giorno, quindi per diverso tempo, la presenza di sangue, allora quello assolutamente è un indice, che c'è un'infiammazione in atto, che non è detto che, sia inizialmente, parodontite, magari inizia uno stato di gengivite, quindi un'infiammazione superficiale solamente a livello delle gengive che però se protratto nel tempo incomincia il nostro sistema immunitario a far riassorbire quei legamenti che tengono uniti dente e gengiva, la gengiva stessa e ovviamente l'osso, quindi incomincia a perdere il dente, quello che è il supporto intorno ad esso. Quindi infatti molto spesso le persone incominciano a vedere un cambiamento dell'assetto intorno al dente e del dente stesso, quindi incominciano a vedere un dente più lungo, in realtà non è il dente che si è allungato, ma La è gengiva che si è il ritratta, magari. esatto, è la gengiva che si è arretrata e quindi espone una parte del dente che prima era nascosta dalla gengiva. Per cui incominciano a verificarsi tutti questi segni e anche ovviamente più avanti una mobilità dentale dettata dal fatto che incomincia a riassorbirsi il supporto del dente stesso dato dall'osso e dei legamenti che tengono uniti osso-dente.
C'è un'età in cui si può avere le prime manifestazioni, un'età invece in cui magari troppo giovane non è sintomatico di questo tipo di problematica, di patologia, o un'incidenza maggiore in certi soggetti? Allora, sicuramente un paziente, ad esempio, fumatore, manifesta meno i segni del sanguinamento, quindi è un po' più silente la patologia. Però ci può essere. Però assolutamente ci può essere, è silente, quindi non si manifesta, in quanto il fumo purtroppo è un vasocostrittore, quindi restringe i vasi sanguigni e avviene meno quello che è l'apporto sanguigno a livello delle superfici dentali, per cui magari il sanguinamento non si vede, ma c'è allo stesso tempo un problema che non viene visto, quindi questo assolutamente sì. Però il fumo, cioè una persona che continua a fumare, anche per quanto poi si lavi i denti, magari dovrebbe lavarsi con maggior frequenza, adesso questo non lo so, chiedo a lei, non va ad aggravare una situazione, perché questo fumo caldo, questo fatto comunque non è aria pulita che uno immette all'interno della bocca, quindi si possono creare appunto delle cariche microbiche particolari, o viceversa va in qualche modo ad abbattere alcune cariche microbiche, però si innescano altri meccanismi? No, in realtà è solamente peggiorativo, quindi il fumo purtroppo predispone la presenza di alcuni batteri che sono molto molto aggressivi e che causano delle parodontiti severe. Infatti quei batteri che vivono in assenza di ossigeno, e il fumo diciamo predispone questa assenza di ossigeno, fa sì che questa colonizzazione da parte di batteri un po' più aggressivi venga in una maggiore entità, per cui abbiamo degli episodi molto più severi di parodontite nei pazienti fumatori. Quindi assolutamente aggravanti, anche il calore stesso, diciamo è un po' come se ustionasse tra virgolette la bocca, quindi ovviamente un aumento del calore traumatizzante a livello dei tessuti gengivali, e lo stesso anche, ripeto, il minor apporto di ossigeno e di sangue impedisce anche che le nostre difese immunitarie riescano ad arrivare correttamente al sito di infezione. Vuoi aggiungere qualcosa, dottore, a questo riguardo? Sì, sostanzialmente. Perché sono ancora tanti fumatori e le fumatrici, tra l'altro. Volevo sottolineare proprio il fatto che le specie batteriche più aggressive sono proprio quelle anaerobie, che il fumo appunto predispone lo sviluppo di queste specie microbiche, ma queste tenderebbero comunque a svilupparsi da sole, proprio perché il solco gengivale è una localizzazione dove l'ossigeno non arriva, e quindi i batteri più aggressivi e patogeni, che sono proprio quelli anaerobi, hanno una maggiore possibilità sicuramente di svilupparsi e di provocare la parodontite. Tanta attenzione a questo punto, non sottovalutare assolutamente. Allora, abbiamo detto la sintomatologia, come si manifesta? Sanguinamento, solo sanguinamento. Una persona che non ha mai avuto sanguinamento, se non una volta ogni tanto, potrebbe essere portatore di questa patologia, tra virgolette? Allora, dopo, dottore, lei intervenga sempre dove reputa un'ulteriore chicca di, certo, sapere a quel che dice, ci racconta la dottoressa, che si occupa principalmente di questo, o se ci possono essere cose correlate che le vengono in mente, che non si sa mai. Allora, un altro sintomo importante dei pazienti affetti da parodontite, che magari non manifestano il sanguinamento, è anche l'alito cattivo. Quindi anche un'alterazione del gusto, l'alito cattivo, quelli sono indici che è presente un'infezione in atto, quindi sono dati dalla presenza di pus, quindi un essudato purulento, di batteri che portano quindi alla formazione di alcune sostanze che danno questo cattivo odore, quindi questo è un altro sintomo. Bisogna stare attenti a non confondere con eventuale altre problematiche che possono venire dalla cattiva digestione, però. Allora, chi ovviamente ha un reflusso gastroesofageo, ovviamente sì, quello non bisogna confondere le due cose. E come si fa a distinguere? E nel momento in cui uno presenta diversi fattori che possono allarmare, quindi uno presenta il sanguinamento, in più incomincia a vedere una recessione gengivale, c'è cioè, ad esempio a volte sporadicamente anche del sanguinamento o l'alito cattivo, allora vuol dire che c'è davvero qualcosa che non va a livello parodontale. Perfetto. Un reflusso gastroesofageo può essere causa poi di parodontite?
In realtà non è correlata esattamente alla parodontite. Quello che può causare un reflusso gastroesofageo è sicuramente problematiche più che a livello del supporto parodontale, è a livello proprio dentale, le cosiddette erosioni dentali, i succhi gastrici, quindi gli acidi provenienti dalla digestione, vanno ad attaccare, tra Intaccare virgolette, quindi intaccare proprio, sì. quindi sì, lo smalto dentario fino a causare queste erosioni che si manifestano poi con una aumentata sensibilità dentinale, quindi dentale. E lì andiamo a toccare tutto un altro tema che è Esatto. altrettanto delicato. Allora, a questo punto una persona decide e dice: ma io qualche sintomo ce l'ho, qualcosa, comunque è meglio che mi faccia vedere. Dicevo, c'è un'età in cui anche i bambini possono essere visitati, eccetera, oppure in genere in età adulta o anziana? E Sicuramente da 6 anni è importante andare dal questo è un dentista. dato importante. Sì. C'è chi dice anche prima. Sì, a volte anche a prima, dipende, ecco, da come Dalla il bambino, dalla situazione. situazione. Sì, ovviamente un genitore si rende conto se il bambino spazzola bene i denti o comunque se ci sono delle problematiche legate. E comunque è consigliabile iniziare sicuramente 6 anni un'igiene professionale, quindi dall'igienista o dal dentista di riferimento, in quanto si deve iniziare ad eliminare quella carica batterica che causa principalmente il problema infiammatorio, così da prevenire eventuali problematiche future, come appunto la parodontite stessa. Quindi sicuramente iniziare in età precoce è fondamentale. In più, se questo si fa con degli strumenti ingrandenti capaci di permetterci di vedere correttamente lo spazio tra dente e gengiva, è ancora meglio, in Cosa si vede quanto. quindi durante la visita? Cosa succede? Allora, durante la visita, quello Un attimo solo che sì. prima leggo il messaggio che dopo se no ce ne dimentichiamo. Buongiorno, ho visto tanta pubblicità che promuove le cliniche dentali dell'Est, ma in Italia vi siete calmierati con i prezzi oppure per una capsula bisogna spendere ancora 1.000 euro? Beh, questa è una domanda, se vuole il dottore dare una risposta, ma se no. È un po' una domanda meno tecnica, diciamo, Esatto. più pratica. Allora, riguardo i prezzi, diciamo che non abbiamo abbiamo grosse differenze sicuramente con i prezzi che si possono trovare magari all'estero o in Europa dell'Est. In generale noi crediamo molto nella qualità del lavoro che facciamo, quindi il prezzo che noi andiamo a proporre è giustificato dal lavoro che facciamo, E dalla qualità, sostanzialmente. diciamo, anche del materiale che viene impiegato, Assolutamente sì. quello bisogna stare sempre molto molto attenti, quindi dato di Anche fatto. dalla pianificazione dello studio che c'è dietro, un lavoro che viene, diciamo, effettuato e consegnato. Assolutamente. Torniamo a noi. No, ma sono ineluttabili queste domande perché è ovvio che uno deve fare anche Certo. le sue valutazioni. Viene da voi cosa vedete, cosa viene valutato, come viene fatta la visita quindi? Allora, la E visita. cosa si vede poi nell'ingrandimento? Noi utilizziamo un microscopio che ci permette di vedere l'interno della bocca ingrandito fino a circa 16 volte, quindi quello che si può vedere normalmente ad occhio nudo. Per cui ci permette di vedere qualsiasi cosa, le lesioni cariose che magari visivamente non si vedono e che quindi senza di esso non si sarebbe potuto diagnosticare. E poi incominciamo a vedere se le mucose siano sane, perché questo è anche molto molto importante, e tramite una sonda parodontale, che è uno strumento che ci permette di vedere lo spazio tra dente e gengiva, se c'è stata una perdita dell'attacco tra dente e gengiva stesso. Una sonda cosa Quindi vuol dire? una sonda è uno strumento millimetrato che viene inserito nello spazio già esistente tra dente e gengiva, assolutamente è una procedura indolore. Indolore, ecco, Sì, quindi. e che ci permette di vedere la profondità dello spazio, quella che viene chiamata tasca parodontale. Eccola. Quindi oltre questi 3 Pericolosissima millimetri, tasca, no? esatto, perché vuol dire che c'è stata
se questo è presente e quindi va oltre questi 3 mm, vuol dire che c'è stata una perdita dei legamenti e quindi è iniziato un processo di riassorbimento e quindi di infiammazione dovuta alla presenza di una carica batterica che sta causando un problema. La carica batterica si manifesta anche nella visione che effettuate in qualche modo con delle emissioni oppure no? Assolutamente sì, è importante, infatti come dicevo prima è un'infezione che è causata da diverse tipologie batteriche più o meno aggressive. È importante fare delle analisi microbiologiche, quindi quello che facciamo in prima visita è anche quello, quindi fare delle analisi microbiologiche che ci permettono di vedere l'entità dell'infezione, così da fare una terapia individuale e eliminare il problema in base all'infezione che il soggetto è affetto. In che percentuale le persone che voi visitate hanno tutte un problema oppure no? In particolare le persone adulte, quasi tutte purtroppo sono affette da questo problema perché prima è stato trascurato come problema, non è stato mai diagnosticato e quindi hanno portato avanti problematiche di parodontali, quindi infezione che si è protratta nel tempo e quindi che ha incominciato a causare danno a livello del supporto del dente, quindi purtroppo quasi tutte, circa il 60% della popolazione in Italia soffre di questo problema, quindi è una percentuale molto molto elevata, possiamo definire appunto i 2/3 della popolazione, per cui è un problema che va risolto. Per fortuna c'è tra l'altro una soluzione, perché grazie a queste analisi riusciamo a vedere il tipo di infezione e anche eliminarlo selettivamente. Quindi se ne può guarire, se ne può venire fuori? Assolutamente sì, poi ovviamente dipende dall'entità del problema, nel momento in cui si è riassorbito talmente tanto il supporto intorno al dente, è ovvio che ci sono dei casi limite per cui non si può purtroppo risolvere il problema, però per la maggior parte dei casi assolutamente sì. Quindi diagnosticare una parodontite non è la fine del mondo? No, assolutamente, anzi io considererei una fortuna il fatto di averla diagnosticata, perché in questo modo si può risolvere quello che è un problema silente, nascosto, che magari non si è visto prima, quindi è fondamentale vederlo e diagnosticarlo. Inoltre un altro strumento diagnostico che utilizziamo sono anche le analisi genetiche, perché esiste anche quella che è la predisposizione individuale all'insorgenza di questa patologia. E esistono diverse proteine che sono diciamo prodotte dal nostro DNA, che comanda la produzione di queste, che portano alla modulazione dell'infiammazione e della risposta infiammatoria alla presenza di questa infezione. Ci sono casi in cui questa risposta è più amplificata rispetto ad altre e quindi si manifesta maggiormente il problema e la progressione diventa anche più veloce e più aggressiva. Allora vediamo un po' la cura, se riusciamo un po' a impostarla, a capire che cosa comporta, quante sedute ci devono essere, oppure se non occorre fare sedute, se è una cura domestica, come funziona? Allora, sicuramente si inizia un iter diagnostico, quindi fare assolutamente queste analisi è fondamentale e iniziare ad eliminare quella placca e quel tartaro che col tempo hanno accumulato la carica microbica, quindi iniziare da quello, l'eliminazione meccanica tramite una bella pulizia, esatto. Di tutta la bocca e di tutti i denti tramite uno strumento ingrandente è l'ideale, perché appunto ciò ci permette di vedere degli spazi talmente piccoli quali sono quelli tra dente e gengiva e quindi di farlo correttamente e in secondo luogo, dopo che abbiamo ricevuto gli esiti delle analisi, fare un numero di sedute di laser proporzionale alla tipologia di infezione, quindi di maggiore entità è l'infezione, maggiori numeri di sedute di laser si devono fare.
Ci sono cure anche farmacologiche associate? Allora, non c'è una terapia farmacologica che va a eliminare il problema di infezione parodontale, perché purtroppo non riesce ad arrivare il corretto apporto dell'antibiotico nel sito. Quindi non c'è, però quello che sicuramente si può fare è una terapia che va ad aiutare la rimineralizzazione ossea, e di cui questo sicuramente ne parlerà. Dopo parliamo anche di questo. Infatti, l'ultima questione, poi andiamo subito in pubblicità. Controindicazioni, diciamo, laser cosa può comportare? Controindicazioni in presenza anche di patologie correlate o somministrazione di altri farmaci in persone magari più fragili che hanno già dei problemi o anziane e anziane. Questo è un argomento molto importante, in quanto per fortuna non ci sono controindicazioni sull'eliminazione di un'infezione. E sicuramente si possono prendere delle precauzioni, ad esempio in pazienti che hanno cardiopatie, quindi malattie cardiovascolari, oppure assumono magari bifosfonati, che sono dei farmaci che solitamente persone molto anziane prendono per un problema osteoporotico, e si possono prendere delle precauzioni, ma è assolutamente fondamentale eliminarla, perché forse proprio questo problema ha aumentato la percentuale di manifestazioni di quelle altre patologie sistemiche, perché purtroppo quando c'è un'infiammazione in atto e quindi ci sono dei vasi sanguigni che arrivano al sito di infezione, così come arrivano le nostre difese immunitarie, così questi batteri entrano nel circolo ematico, quindi vanno a livello del resto del corpo, e dato che sono batteri molto virulenti e molto patogeni, spesso il nostro organismo non è capace di eliminarli, e quindi si instaura quella che è un'infiammazione cronica che, in base a dove si localizza, può aumentare la manifestazione di altre patologie, come appunto l'aterosclerosi, quindi insorgenza di infarto del miocardio, di ictus, artrite reumatoide, sì. E anche magari la produzione di determinate proteine che rispondono, che servono per rispondere a un problema infiammatorio, possono aumentare il riassorbimento sistemico anche dell'osso, quindi come anche osteoporosi. Perfetto, dopo ci associamo subito a questo col dottore. Allora, adesso andiamo in pubblicità, tra pochi secondi torniamo insieme.